Nuovo scontro nel governo dopo lo sbarco a Lampedusa dei 47 migranti di nave Sea-Watch. Il ministro dell'Interno Salvini attacca i pubblici ministeri. Sono pronto a denunciare chi ha dato l'ordine di farli scendere. Magari, ha proseguito il vice premier, anche qualche collega di governo. È un chiaro riferimento ai ministri del Movimento 5 Stelle. Oggi riunione di governo dove si discuterà anche del decreto sicurezza bis. Dopo la manifestazione di sabato a Milano, il mondo cattolico si schiera contro Salvini per aver usato il rosario a fini politici. Pericoloso invocare il Signore solo per se stessi, è il monito che arriva dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Nel PD intanto è ancora scontro fra il segretario Zingaretti e la governatrice dell'Umbria, Marini, che non si è dimessa dalla guida della regione. Google ha deciso di sospendere ogni attività con Huawei dopo che Trump ha inserito il colosso delle telecomunicazioni cinesi nella lista nera per motivi di sicurezza nazionale. Quegli smartphone dovrebbero perdere l'accesso agli aggiornamenti del sistema operativo Android. Dopo la mossa di Google, anche Intel e altri produttori di microchip hanno deciso di congelare le forniture all'azienda cinese. Sarà decisiva l'ultima giornata di campionato per stabilire quali squadre seguiranno Juventus e Napoli in Champions League l'anno prossimo. Atalanta e Inter, se vincono domenica rispettivamente contro Sassuolo ed Empoli, sono sicure del posto. Il Milan, staccato di un punto, deve sperare in un passo falso delle avversarie. Ieri sera festa allo Juventus Stadium per gli addii di Allegri e Barzagli. Quasi le 7.30, pochi secondi, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, lo avete sentito, c'è ancora una vicenda di migranti al centro del dibattito politico. Lo sbarco di quelli della Sea-Watch deciso ieri sera, proprio mentre Matteo Salvini era ospite di un programma Non è l'Arena di questa rete della 7 con Massimo Giletti. L'annuncio che fa infuriare il ministro, che attacca il PM che ha deciso questa mossa, appunto lo sbarco, è anche polemico con i ministri a 5 Stelle, una vera e propria resa dei conti su un tema sensibilissimo per il Viminale. Alla fine i migranti della Sea-Watch sono sbarcati in diretta TV mentre il ministro dell'Interno era ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena e proprio mentre ribadiva la sua linea ferrea contro l'apertura dei porti. Chi ha dato l'ordine ne dovrà rispondere davanti agli italiani, ha detto Salvini, visibilmente adirato, mentre sullo schermo scorrevano le immagini del trasbordo dei primi migranti dalle imbarcazioni della Capitaneria di Porto a Lampedusa. In un primo momento il leader della Lega ha pensato che l'autorizzazione fosse arrivata da qualche collega di governo. Vedi il titolare dei trasporti, il 5 Stelle Danililo Toninelli, competente su porti e capitaneria. Immediata la precisazione del movimento che ha replicato chiarendo che il permesso a sbarcare era stato deciso dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio a seguito del sequestro della Sea-Watch. Poi è arrivata anche la risposta piccata di Toninelli. I porti restano chiusi a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali. Se Salvini ha qualcosa da dirmi me lo dica in faccia, ha detto il ministro dei trasporti, che ha poi aggiunto: è evidente che l'epilogo della vicenda è legato al sequestro della nave da parte della magistratura. Non serve un esperto per capirlo, si informi prima di parlare e trovi soluzioni per i rimpatri. In tarda serata la controrepica di Salvini che attacca: se nelle prossime ore il pubblico ministero affonderà la nave e arresterà chi ha infranto le leggi, bene, altrimenti è un atto politico. Se qualche procuratore vuole sostituirsi al governo o al Parlamento si candidi. L'argomento mediante approderà questa sera anche in Consiglio dei Ministri, dove Salvini porterà il decreto sicurezza bis che contiene norme più stringenti sugli sbarchi e contro gli scafisti, oltre ad aggravanti per chi aggredisce poliziotti. Sul decreto c'è la contrarietà dei 5 Stelle che invece spingono per far approvare il loro provvedimento sulla famiglia. A mediare come al solito sarà il Premier Conte, che però ha già detto che non saranno prese decisioni finali.
Allora, per completare tutte queste informazioni, c'è una notizia di questi minuti per cui la Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il comandante della Sea-Watch 3, Arturo Centore. E poi, a proposito del decreto sicurezza bis, va registrato che ieri c'era stato uno scambio polemico molto duro fra lo stesso Salvini, che difendeva il provvedimento, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che invece lo criticava. Veniamo alle altre forze politiche. Le opposizioni sono all'attacco con grande forza di queste continue risse all'interno della maggioranza, ma per il PD c'è anche un caso interno che riguarda l'Umbria. Nicola Zingaretti è duro. Matteo Salvini è pericoloso, sta mettendo gocce di veleno nel sangue del nostro paese, in parte se ne rende conto, in parte ignora il pericolo che corre, ed è grave che i pentastellati non se ne accorgano e siano ancora al governo con la Lega, attacca il segretario del PD, che ribadisce di non avere alcuna intenzione di allearsi con i pentastellati e di voler tornare al più presto alle urne. Ma Zingaretti deve affrontare anche il caso di Catiuscia Marini, governatrice umbra del PD, che due giorni fa ha votato in consiglio regionale una mozione del suo partito contro le dimissioni delle stesse rassegnate, dopo lo scandalo sui concorsi truccati per la sanità, dimissioni che proprio Zingaretti aveva caldeggiato per disinnescare una vicenda insidiosa in una campagna elettorale in cui 5 Stelle cavalcano, sull'onda delle inchieste, la questione morale. Catiuscia ha sbagliato, ha commesso un grave errore politico, sono un po' deluso, oltre che arrabbiato, tuona il segretario del PD. Replica la Marini, ricoverata per un malore accusato dopo il voto in consiglio regionale. Le affermazioni di Zingaretti sono gravi, completerò l'iter delle mie dimissioni appena me lo consentiranno le mie condizioni di salute. Il PD di Zingaretti ha bocciato la Nichi Vendola, la sinistra, che non vede un nuovo corso, visto che non rinnega le politiche sull'immigrazione di Minniti e il Jobs Act di Renzi. Idem hanno il volto di Carlo Calenda, uomo confindustriale, sottolinea Vendola. Silvio Berlusconi si propone come unico leader con autorevolezza nell'Unione Europea e dopo aver immaginato Mario Draghi premier si dà un nuovo obiettivo. Voglio convincere Salvini ad allearsi con il PPE a Strasburgo, spiega il leader di Forza Italia, e convincerò l'ungherese Orban a restare con i popolari europei. A Salvini si rivolge anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Torna con noi, insiste, molla la sinistra dei 5 Stelle. Per un'alleanza di centrodestra senza Forza Italia. Noi il carroccio possiamo avere la maggioranza, non serve un nuovo governo Monti, questa volta con la guida di Draghi, come proposto da Berlusconi, avverte la Meloni. Come argine ai sovranisti si presentano più Europa e Italia in comune, insieme in lista. Chi vuole sconfiggerli deve votare noi, incalza il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. E a proposito di sovranisti, c'è una polemica che resta forte successiva alla manifestazione dell'altro giorno a Milano. È quella su Salvini, che ha utilizzato il rosario come strumento di comunicazione politica. È arrivata la risposta del mondo cattolico. Matteo Salvini e il rosario baciato e poi sventolato sabato pomeriggio in Piazza Duomo alla manifestazione con i sovranisti europei. Non è la prima volta che il leader leghista chiude un suo comizio brandendo il simbolo religioso, ma ieri il mondo cattolico ha preso una posizione netta. È andato in scena l'ennesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica del nostro paese dei diritti umani. Mentre il capopopolo della Lega esibiva il Vangelo, un'altra nave carica di naufraghi veniva respinta e le Nazioni Unite condannate. L'Italia per il decreto sicurezza, ha scritto in un editoriale Famiglia Cristiana, a cui si è unita la reazione via Twitter del direttore di Civiltà Cattolica, padre Spadaro. Rosari e crocifissi sono usati come segni del valore politico, ma in maniera inversa rispetto al passato. Se prima si dava a Dio quel che invece sarebbe stato bene restasse nelle mani di Cesare, adesso è Cesare a impugnare e brandire quello che è di Dio. La presa di posizione più autorevole è arrivata direttamente dal Vaticano tramite il segretario di Stato, il cardinal Pietro Parolin. Io credo che la politica partitica divida, Dio invece è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso. Il ministro dell'Interno ha risposto così: sono l'ultimo dei buoni cristiani, ma sono orgoglioso di andare in giro col rosario sempre in tasca, orgoglioso della nostra storia, delle nostre radici e di testimoniare una civiltà accogliente e generosa. E rimane fermo sulla sua posizione: un conto è essere accogliente, un conto è suicidarsi. Mi ha scritto l'Europa, il giudice, l'ONU che stiamo violando i diritti umani, mi ha scritto un cardinale qua, un cardinale là. A tutti ho dato la stessa educata risposta: col mio permesso non sbaglio. Barca
nessuno. Nessun riferimento alla polemica nell'Angelus del Papa che ieri ha parlato dell'amore di Gesù che crea i ponti. E veniamo alle notizie internazionali. Ce n'è una economica che rischia di essere veramente il segnale di un terremoto che continua. È quello della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Le grandi aziende americane infatti si allineano dietro il presidente Trump, che ha messo nella lista nera Huawei, il colosso tecnologico cinese. Bene, non avranno più rapporti con Huawei sia Google sia i grandi produttori di microchip. L'indiscrezione, riportata da Reuters, non arriva del tutto in attesa dopo la decisione da parte degli Stati Uniti di inserire Huawei nella lista nera del commercio, conseguenza dell'ordine esecutivo di Trump teso ad impedire alle società statunitensi di utilizzare apparati di telecomunicazioni prodotti da aziende straniere che comportino dei rischi per la sicurezza nazionale. Tuttavia, resta clamorosa e foriera di conseguenze imprevedibili, perché destinata ad alzare ulteriormente la tensione tra Washington e Pechino, con tutte le ripercussioni sulle infinite e per ora senza esito trattative sui dazi. Google, infatti, adeguandosi all'ordine, per citare un suo portavoce, avrebbe deciso di tagliare i ponti con Huawei, facendo perdere agli smartphone e agli altri apparati prodotti dal colosso cinese e venduti fuori dalla Cina, dunque non solo negli Stati Uniti, già a partire dalle prossime ore, l'accesso agli aggiornamenti del sistema operativo Android, nonché quello alle applicazioni di Mountain View utilizzate massicciamente dagli utenti occidentali. Sarebbe un colpo durissimo per un'azienda in prepotente ascesa, giunta ad insidiare anche la leadership di Samsung nel mercato degli smartphone, e non sarebbe il solo, dal momento che, in base a quanto riportato da Bloomberg, anche le aziende statunitensi produttrici di microchip, da Intel a Qualcomm, da Xilinx a Broadcom, si starebbero adeguando alla linea dura imposta dall'amministrazione Trump, congelando le forniture destinate a Huawei. Del resto, fin dal suo inserimento nella Entity List, si sapeva che oltre a non poter vendere tecnologia negli Stati Uniti, il gigante cinese sarebbe stato destinato a perdere l'accesso alle componenti prodotte da aziende a stelle e strisce, salvo l'ottenimento da parte di queste ultime di una licenza. L'ennesimo terremoto in una partita tecnologica che ha al centro soprattutto una cosa: la tecnologia 5G e la leadership di Huawei nel settore. Andiamo in Austria, dove si voterà per le elezioni politiche dopo lo scandalo del vice premier che aveva rapporti con i russi dopo l'estate, alla fine dell'estate, a settembre. Ma questo caso, il caso appunto Austria, rischia di mettere in difficoltà i sovranisti di tutta Europa. I primi di settembre, questa è la data nella quale l'Austria andrà alle elezioni dopo lo scandalo che ha travolto l'estrema destra nazionalista del suo leader Heinz Christian Strache, costretto a dimettersi dal ruolo di vice cancelliere da far crollare il governo guidato da Sebastian Kurz. Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen e lo stesso Kurz l'hanno comunicato ieri alla nazione, ancora sotto shock per il video nel quale Strache era pronta ad accettare 250 milioni in fondi neri provenienti dalla Russia, scatenando un putiferio non solo in Austria ma tra le forze europee che a soli 6 giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo si oppongono all'onda sovranista. Nel video girato 2 anni fa e fatto uscire, guarda caso, con tempismo perfetto a pochi giorni dalla tornata elettorale, Strache sottolinea l'ammirazione per il presidente ungherese Orban e la sua politica di chiusura delle frontiere e di bavaglio alla stampa. Orban preferisce non commentare, è un affare interno all'Austria, dice, ma i due si erano incontrati proprio una settimana fa a Budapest, dove avevano progettato di cambiare l'Unione insieme a Matteo Salvini, che nella capitale ungherese si era visto pochi giorni prima. Inoltre, in più occasioni, i nazionalisti di vari paesi, nonostante i loro slogan di chiusura verso il resto del mondo, hanno dimostrato di accettare volentieri le lusinghe russe quando non i loro fondi. Era accaduta ad un'altra paladina antieuropeista, la sovranista Marine Le Pen, che nel 2014 aveva ottenuto un prestito da una banca russa di 9,4 milioni di euro al tasso annuale del 6%. Alle domande dei giornalisti, la Le Pen si è limitata a rispondere di non avere violato le regole per il finanziamento dei partiti, ma già dalle forze file europeiste è partito l'attacco con manifestazioni in diverse capitali, la più imponente ieri a Berlino sotto lo slogan «Contro tutti i nazionalismi». Andiamo in Egitto, dove torna l'incubo del terrorismo contro i turisti. È accaduta nella zona delle piramidi ieri, nei pressi del Cairo.
L'esplosione di un potente ordigno al passaggio di un pullman di turisti fa precipitare nuovamente l'Egitto nell'incubo terrorismo. 17 feriti e il bilancio ancora non definitivo dell'attentato. Poteva essere una strage. La bomba esplosa sul bordo della strada che collega il grande museo egizio in costruzione e la piramide di Cheope. Sono stati i vetri dei finestrini del mezzo andati in frantumi a ferire una decina di passeggeri sudafricani. Altri 7 feriti sono civili egiziani. Danneggiate dalla bomba anche alcune macchine bloccate nel caos del traffico o vicino al pullman al momento dello scoppio. Finora nessuno ha rivendicato l'esplosione, ma in quell'area sono attive, oltre all'ISIS, anche altre frange dell'estremismo jihadista vicine all'organizzazione politica islamista dei Fratelli Musulmani. L'ultimo attentato in quella zona era stato compiuto a dicembre scorso, quando rimasero feriti 3 turisti vietnamiti e una guida turistica egiziana da una bomba esplosa sul ciglio della strada. L'attentato va a colpire il settore del turismo che produce da solo un quinto del PIL egiziano, un comparto che da 2 anni stava riprendendo quota dopo il crollo degli arrivi dei turisti da quasi 15 milioni nel 2010 a poco più di 5 milioni nel 2016. L'attentato conferma l'allarme terrorismo nel paese dove tra un mese, il 21 giugno, inizierà la Coppa d'Africa di calcio. Servirà l'ultima giornata di campionato per decidere chi affiancherà Juventus e Napoli l'anno prossimo in Champions League. Hanno un vantaggio l'Inter e l'Atalanta, ma il Milan continua a sperare. Ieri c'è stato a Torino il doppio saluto all'allenatore più vincente della storia bianconera Allegri e a un grande calciatore che si ritira, Barzagli. Max Allegri saluta il suo pubblico nella sera in cui l'Atalanta si avvicina allo storico primo approdo in Champions League. È ciò che ha sancito la sfida dello stadium tra le lacrime di Andrea Barzagli, che dà l'addio al calcio, e i cori in onore per il tecnico uscente. Smaltita invece la delusione per la finale persa di Coppa Italia, la squadra di Gasperini passa in vantaggio grazie al 12° gol stagionale dello sloveno Ilicic, ma subisce il pari nel finale di gara con il neoentrato Mandzukic, che da posizione impossibile fa centro. Un pari che permette all'Atalanta di raggiungere al terzo posto della classifica l'Inter, sommerso di gol dal Napoli, nerazzurri inguardabili e caduti sotto i colpi di Zielinski, Mertens e Fabian Ruiz, autore di una doppietta. Di Icardi su rigore il gol della bandiera, una sconfitta che permette al Milan di portarsi ora ad una sola lunghezza dalla coppia Atalanta-Inter, questo grazie al successo sul Frosinone maturato dopo il rigore di Ciano neutralizzato da Donnarumma. Del re di Vivo Piontek e di Suso, le reti che portano i rossoneri a quota 65, rendendo pirotecnico l'ultimo turno di campionato. Ancor più ingarbugliata la zona salvezza, dalla quale uscirà il nome dell'ultima squadra che andrà a far compagnia alle già retrocesse Chievo e Frosinone, con la classifica che assume una diversa fisionomia grazie alla netta vittoria dell'Empoli nei confronti di un Torino che vede frennata la sua corsa all'Europa League. Dopo il botta e risposta tra l'ex Granata Acqua e il neoentrato Iago Falchi a inizio ripresa, i toscani dilagano. Prima Brighi, poi Di Lorenzo, infine Caputo in pieno recupero permettono all'Empoli di scavalcare il Genoa, ora solo al terz'ultimo posto, e che si giocherà tutto nella sfida decisiva di Firenze, con i viola che hanno però assoluto bisogno di almeno un punto dopo la sconfitta maturata in quelli di Parma sull'autorete di Gerson, che ha invece sancito la matematica salvezza degli emiliani. Quello stesso punto che garantirebbe la permanenza in A anche al Bologna, impegnato stasera nel posticipo in casa della Lazio. E poi c'è il tennis agli internazionali di Roma. Nadal ha vinto ancora battendo Djokovic, mentre al giro c'era una prova attesa ieri, la crono di San Marino, prima della giornata di riposo di oggi. Vediamo com'è andata. La tappa più attesa ha riproposto lo schema visto nella prima frazione cronometro, quella dell'ascesa al santuario di San Luca. Tutti contro Roglic, il maltempo contro tutti. E lo stesso percorso della Riccione San Marino sembrava volersi dividere in due, con la perturbazione che si spostava, rovinando i piani di uno o dell'altro corridore. Dall'alto della sua grande attitudine per le prove di velocità, Roglic non poteva che vincere ancora, ma il suo non è stato un dominio assoluto. Ci si attendeva una sorta di sigillo dello sloveno sulla vittoria finale, ma le montagne vere non si vedranno prima di giovedì. A confortare Roglic è arrivata comunque ieri la domenica da dimenticare di Simon Yates, che ha rischiato di cadere e ha chiuso 32esimo ad oltre 3 minuti da Roglic. E poi, altra domenica brutta, quella di Miguel Angel Lopez, addirittura 41esimo.
Nella lista dei sicuri rivali dello sloveno rimane Vincenzo Nibali, che si è adattato benissimo al percorso a due volti della tappa. Veloce nel tratto pianeggiante, velocissimo quando la strada ha cominciato a salire nelle vicinanze di San Marino. E sarebbe andata ancora meglio se un avvallamento del manto stradale non gli avesse provocato un problema alla sella. Lo squalo può adesso affrontare con serenità, oltre alla giornata di meritato riposo in programma oggi, le due frazioni dedicate agli sprinter, per poi iniziare a salire di quota. Ma a godersi più di tutti le ore di break sarà oggi Valerio Conti, che ha saputo stringere i denti difendendo con successo e contro ogni pronostico la maglia rosa. Allora, c'è un ultimo aggiornamento che riguarda il caso Sea-Watch. La nave in navigazione ora verso Licata, ricordiamo che è sotto sequestro probatorio per decisione della magistratura. Fra poco c'è Paolo Sottocorona con le previsioni meteorologiche, subito dopo Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Jacopo Barigazzi, Franco Bechis, Sara Bentivegna, Ferruccio De Bortoli e Ilario Lombardo. Alle 13.30 c'è la prossima edizione del telegiornale, noi invece ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.